di germe di grano. Questo che ho io è ancora quello della Forsan, sicuramente ce ne sono di migliori, però questo è. Olio di germe di grano io lo utilizzo alternandolo a quello di cocco come struccante. Lo uso un po' di più perché l'olio di cocco per me è meno facilmente reperibile, questo lo trovo più spesso, trovo che non costi tantissimo, ne va poco, viso, poi cotone o una salvietta umida, bagnata, tiro via, strucca perfettamente. È un concentrato di vitamina E, leggo, raccomandato per la sua azione idratante e nutriente, si consiglia di applicarlo sulla pelle pulita del viso in sottile strato ogni sera, in strato più generoso una volta alla settimana come maschera. Io, come vi dicevo, ho la pelle secca, quindi la maggior parte degli oli di cui vi parlerò hanno un'azione idratante. Poi, olio di ricino. Io lo utilizzo come base per fare lucida labbra, l'ho utilizzato nel sapone casalingo che ho fatto e leggo. Indicazione in cosmetologia soprattutto per migliorare i capelli e le ciglia. È inoltre un ottimo ristrutturante e rinforzante cosmetico dei capelli. Si consigliano in pacchi tiepidi sui capelli secchi, fragili, deboli, sfibrati per 3-4 volte al mese sui capelli normali e sfibrati con doppie punte per 1-2 volte al mese. Allora, io l'olio di ricino sui capelli l'ho utilizzato una volta sola perché è estremamente estremamente unto, però va benissimo come impacco sulle doppie punte o sulle punte secche, ma è veramente un pastone, non ve lo mettete sulla cute perché sennò fate un casino. Poi questo è l'ultimo olio importante, tra virgolette, di cui vi parlerò. Olio di argan, questa boccettina acquistata su Sai cosa ti spalmi? E questa, sempre da quell'altro sito, questa è ancora in tonso, deve aprire. Ora, questo è un olio magico, vi dico come lo utilizzo io. È molto caro, questa cosetta qua costa 13 euro. Quest'altra l'ho pagata 7, devo verificare ancora la qualità però. Allora, è un olio che viene utilizzato in gocce. Allora, la sera, dopo che vi siete struccati, se magari avete utilizzato un altro metodo e non avete già in faccia olio di germi di grano, jojoba, eccetera, eccetera, prima di andare a dormire mettete 4 goccine di olio di argan sul viso, 1, 2, 3, 4. Io mi alzo con la pelle che nemmeno d'inverno tira. Un'altra cosa, la mattina, sempre d'inverno, lo utilizzo mischiato alla mia crema viso Caloè, e ho il viso protetto, non mi si è mai screpolato né qui, né le labbra, cioè è un portento. Chi ha più soldi da spendere lo utilizza anche sul corpo come impacco per i capelli, secondo me è sprecato, è veramente un olio buonissimo, io ve lo consiglio, meglio di qualsiasi altra crema idratante o perlomeno mischiato alla vostra crema idratante. Cioè, io questo qui che ho pagato sì 13 euro, capello, non so se si vede. Ne ho consumato un quarto e ce l'ho da 3 mesi, cioè non vi dovete fare il bagno. Leggo, l'olio di argan è adatto a tutti i tipi di pelle, aiuta a contrastare l'invecchiamento delle peli disidratate, permette alla pelle di ritrovare tutto il suo splendore, stimola il rinnovamento cellulare, neutralizza i radicali liberi e nutre la fibra capillare. Applicare tutte le sere sul viso e sul collo perfettamente puliti, non è consigliabile utilizzarlo di giorno, unge molto. Va molto bene come cicatrizzante, per i capelli, lasciate perdere, per il corpo e per le unghie. Questi sono gli oli importanti, fra virgolette. Vi dirò brevissimamente due parole su questo. Questo è Monoi. Questo è olio di cocco nel quale viene messa a macerare i fogli di tiare, i fiori di tiare, profuma tantissimo, ma lo utilizzeremo di più d'estate. E poi due olietti che non ricomprerei. Olio di oriente, questo in teoria serve a eliminare i punti neri. Allora, io l'ho passato sul naso, sulla fronte, sul mento, dappertutto, sarà che appunto la mia pelle è più secca che non grassa, però a me non è venuto via niente. E poi questa marca qui, Aushka, io ne ho letto molto bene, nel senso che molte persone si trovano estremamente bene con questi prodotti. Io vi dirò, sto boccettino qui me l'avevano passato in realtà come struccante, sul bugiardino c'è però scritto che non andrebbe avvicinato troppo agli occhi, quindi archiviato come struccante, lo utilizzo un po' la sera per andare a dormire, però ragazzi, sta roba costa 21 euro, cioè argan tutta vita, boh, finito.
Fatemi sapere come vi trovate voi, se utilizzate questi oli, se non lo fate vi consiglio di provare e fatemi sapere. Basta, vado all'assemblea di condominio. Ciao!